Ci sparano, ci sparano, ci sparano, ci sparano. Fuoco, fuoco, fuoco. Cavaletta. Che so, sti M24V adesso che sparano. Vabbè. Ma che cos'è? Aerei del futuro. Intercettare, intercettare. Mamma mia che mira il culo però. Fatevelo dire. Cioè non ne avete preso uno? Seriamente? Qua lo colpiscono, non muore. Ah, è morto, meno male. Uno è schiattato, sta precipitando e l'altro è un po' in stallo. Vieni tu, va. Servi tu, muovi il culo. Ammazza quel coso, va. Niente, mi ha ammazzato tutto. Cioè, quell'elicottero mi ha ucciso tutti. Ah, però è morto. Cioè, già finita la partita? Ho visto qualcosa lì. Ho visto qualcosa muoversi per di là. Non mi piace per niente sta cosa. Eccolo, eccolo. Elicottero di ricognizione nemica. Che armi ha? Nessuna arma, perfetto. Non è offensivo. Perfetto, è venuto a spottarmi l'elicottero. Adesso glielo faccio atterrare. Dai, atterra su, atterra. Dai che chiamo gli aerei in supporto. Dai. Muoversi, muoversi. Ok, aerei, attaccare, attaccare. Ora, attaccare, attaccare, attaccare. Ingaggiare, ingaggiare, ingaggiare. No, no, fermatelo, mi sta sparando. Mi spara, fermatelo. Dove sono gli aerei? Intercettare. Ma sei mira al culo però, eh. 27 aerei per l'elicottero. Oh, ce l'abbiamo fatta. Urrà. Ok, adesso andiamo a vedere se c'è qualche altro stronzetto in giro che vuole morire. Facciamoci un bel giro aereo. Eccolo, Mi-24. Ingaggiare, ingaggiare. Fuoco, fuoco, fuoco. Uno schiatta questo elicottero. Ma quanti sono più questi Mi? Oh, oh, arriva la flotta di aerei. Morto. Meno uno. Gli sto facendo male però, nonostante... Cos'è quello? Mazza, mi ha fatto male pure lui però, eh. Mi sa che questa non la vinco. Però gli romperò le palle e gli ammazzerò più unità possibili. Schiatta. Mamma che schifo che fanno sti aerei. Ma dove ho imparato a sparare? Ma sotto sopra stai, drizzati, ricoglionito. Che manovre fai? Non riesco a prendere la visuale. Ingaggiare, ingaggiare, ingaggiare. Che schifo. L'hai colpito ma non mi hai fatto niente. Gli è sputato praticamente. Wow, 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 wow. Preso, 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 preso. Eliminato. Meno uno. Chi è il prossimo? Who's next? Dai cazzo. Sto gironzolando con gli aerei in giro per la mappa, ragazzi. Non so se avete notato. È più un gironzolare che altro. Certo, se mi fossi tenuto gli elicotteri. Non pensavo che avesse elicotteri così potenti. E che i miei elicotteri facessero così schifo. Cioè, hanno fatto proprio schifo gli elicotteri. Cioè, una vergogna totale. Mamma mia. Che vergogna. Vabbè, basta. Non c'è senso che sto qui. Ah, perde tempo. Ritirata, sì. Via. A casa. Cioè è inutile che sono lì a perdere tempo, che i carri armati che non si sanno dove stanno. Ok. Ho perso un po' di elicotteri, non mi interessa, io gli ho ammazzato gli elicotteri pure io. Ecco, i miei elicotteri si sono ritirati. Si sono ritirati, sì, fanno schifo. Fine turno. Ah, ma lui aveva... Ah no, solo elicotteri. Nient'altro. Ok, si riparte, si riparte, si riparte. Allora, io ho quel settore e lui ha quel settore. Vai. Stavolta devo avere i carri armati per forza, perché stanno lì nel settore, l'ho visti. Cioè, non ci prendiamo per i fondelli. Vediamo un po'. Oh, mo si ragiona. Vai così. Allora, 4 carri armati, io attacco da questo settore. Proprio faccio sfondamento pesante, ragazzi, senza sosta. 3, 4, 5. 5 squadroni di carri qua. E qui si sta in difesa. Quindi metto un po' di carri armati sparsi sulla collina. E gli metto in supporto. Vabbè, ci servono un po' di aerei, non c'è dubbio. Ok. Mettiamo in supporto un paio di antiaerei. Una qui, una qui.
E poi gli mettiamo... Cos'è questo? Artiglieria, questo? Bella questa! Quanto è figa questa artiglieria? Vabbè, mi serve un'unità di comando, non è vero? Devo conquistare i settori. Devo conquistare Xing Xing Ling. Quindi mettiamo comando qui. E il FOB. Mi serve il FOB? Ce l'ho. Ah, ce ne posso mettere un altro. Vabbè, non met ah, sì, mettiamo un altro FOB. Via. Due FOB. A sfregio. Launch battle. Si parte. Attacco rapido. Ok, li attacco subito e questa la mando qui, nel boschetto a nascondersi. Vai a nasconderti nel boschetto, corri! Corri nel boschetto! Corri, Cipippa! Cioè, dov'è? Qui. Dov'è nascosto? Ecco, qui è nascosto. Come si mette la visuale su... Oh, che figata, posso zoomare qui? Sparisci. Come si mette la visuale sull'unità? Non ne ho la minima idea. Facciamo così. Eccola! La nostra Cipippa che corre nel deserto! Mamma mia, questa è alta tecnologia, ragazzi. Questa è la nanomacchina robotica del futuro. E mi attaccano, chi mi attacca? Cazzo, chi cazzo osa attaccarmi? Un Mi-24? Addosso, addosso, non fermatevi. Due Mi-24 con lanciarazzi? Addosso, addosso. Avanzare, avanzare. Hanno fatto un bel po' di casino, devo ammettere. Fateli a pezzi, fateli a pezzi. Uno preso, installo, installo, installo. Problema il rotore, precipita. Nice. Fateli a pezzi, siete in superiorità numerica. Precipita, precipita. E uno è andato. Avanzare, avanzare. Bella così, bella. Ma non schiatta questo, installo ma non schiatta. Guarda come gira in tondo. Non gli sta venendo mal di testa, poraccio. Gira, 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 gira. Potresti anche morire in settimana, ma mica per altro, puoi pure esplodere. Hanno sparato 87.000 carri armati. Ma sapete, vi dico, voi tornate indietro a ammazzare quel coso che non muore e voi andate a prendere quello stronzo lì. Che è l'unità di comando. Sì, è il Mi-4AVPK. È l'unità di comando che controlla il settore. Uccidetela. Ora. Nice shooting. Ok, settore ripulito, si va al prossimo. Si va a Delta. Oh, ho supporto aereo. Ok, allora mi servono carri armati. Qui. Poi mi servono altri carri armati. Qui. Vai, difendiamo il settore. Poi mi serve un'unità logistica di comando in questo settore qua giù. Cos'è questo? Ah, non mi frega. Dai, 89. Dai, punti mi servono. Dai, 96, devo arrivare a 100. Dai, su, un altro tick. 103, perfetto. Unità di comando la mettiamo qui, bella nascosta. E lascio dei carri armati qua. Perché non vorrei rischiare che qualcuno mi passi dalle spalle. Li lascio qui, dai. Qui già. Sulla strada, anzi all'incrocio, li lasciamo qui, dai. All'incrocio, vedo se arriva qualcuno, gli famo un culo. No, però all'incrocio stanno messi male i carri armati. Meglio metterli qua in pianura, così. Lì è molto meglio. A sto punto li metto qui. Dai, che faccio pace col cervello. Sì, qui stanno bene. Perché non all'incrocio, ragazzi? Perché, mettiamo il caso, arrivano delle unità fanteria a bordo di un mezzo corazzato. Arrivano qui, si trovano all'incrocio dove stanno i carri armati appostati. E i carri armati fanno esplodere tutti i veicoli, giusto? Se qualche soldato si salva, tira fuori un lanciarazzi e mi schiatta tutti i carri. Perché i carri da vicino con la fanteria hanno serie difficoltà. Quello è un ipotetico caso, eh? Quindi, boh, non so, potrebbe succedere, quindi non me la rischio. Intanto vediamo i miei carri armati che avanzano verso il settore Delta, che vale 2 punti, mentre una mia unità di comando si dirige al settore Vladivostok, che vale 0, però ha punti di spawn, quindi posso spawnare unità da qui e mandarle magari a Foxrot. È tutta una questione di tattica, ragazzi, bisogna sapersi muovere, sapere attaccare, sapere tutto quanto. Abbiamo 4 ZTCP99. La mia domanda è, con cosa ha catturato questo settore? Wow, che male. Bella. Nice shot in movimento. Bella. Ok, questo colpo in movimento mi ha fatto venire un dubbio. Hanno gli stabilizzatori questi carri? Allora, forza 10, ok. Ottica, male, speed, stealth, dov'è? Stabilizzatori? 5%, ok, hanno un 5% di stabilizzazione.
Come vi ho spiegato nel scorso episodio, se l'ho spiegato non mi ricordo, lo stabilizzatore è ciò che tiene fermo il carro mentre il cannone mentre il carro si muove. Vedete, vedete che il carro balla mentre si muove, no? Tra dossi, vedete? Il cannone come si muove un po' a caso. Lo stabilizzatore è quello che lo tiene puntato verso il bersaglio nonostante si sta muovendo così. Stabilizza il cannone. Che bello sto gioco, cioè che razza di grafica senza senso. Lo so ragazzi, ci vuole un buon computer per giocarci, un PC qualunque. E vi dico una cosa, non ho la grafica al massimo. A me dà fastidio giocare al di sotto di 60 fps perché il gioco mi sembra un po' scattoso. Quindi io ho abbassato la grafica per poter andare a 60 fps mentre registro. Se non registrassi potrei alzare ancora di più la grafica. Senza gattini facciamo avanzare, va. Anche tu. Tanto se andai nel settore lì. Frattoso, che non fast. Avanti, avanti, avanti. Avanzare senza sosta. Qui ho di ZT camperati, li lascio camperare. E mando unità di comando qui, perché ho catturato il settore, questo qui, vedete? E adesso posso conquistare anche questo. Mi sono dei carri. Ho finito i carri armati. Li metto qui nel boschetto, guardate. Che figata, appostati così, che sarei un nemico dalla collina lì. Pa, 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 ci viene peggio mazzata nella faccia. Ok, intanto il nostro unità di comando sta arrivando. Sì, attacchiamo. Carica. Mi attaccano, che succede? Oh, che cos'è questo? Oh, da dove è uscito? Intercettare, ora, veloci. Mi sta uccidendo l'unità di comando. Ah, meno male. Giusto in tempo. Altra unità nemica. Ok, carri armati sono arrivati a destinazione. Stanno per sparare contro... È in volo, non possono sparargli. Non so se ci fate caso, ci avete fatto caso. Prima, i carri armati hanno sparato col cannone contro l'elicottero. Vedete, come fa a sparare un cannone contro un elicottero? Praticamente l'elicottero era atterrato. Mentre è atterrato possono sparare. Mentre in volo no. Ah, intercettatelo, fatelo fuori, abbiamo vinto, su, vittoria, fine partita, non ho più unità di comando. Uccidetelo. GG. Vittoria. Nemico sconfitto, settore conquistato, almeno spero, eh. Ok, lui è rimasto. Io sono degli Spetsnaz e dei Missei, un cavolo, ha perso, praticamente. Sì, si ritira. Nice, nice. E il settore mio. Ok, adesso questa unità facciamo RRR, che sarebbe ripara e sistema. Ovviamente ragazzi, scusate se gioco in inglese, ma a me piace giocare in inglese perché altrimenti i nomi delle armi sono alquanto ridicoli in italiano, mi fanno un po' pena, quindi non riesco a giocare veramente, mi dà un fastidio assurdo giocare in italiano. Ok, adesso con questo settore dovrei poter mandare sta roba? Vediamo un po'. No. No, ancora no. Ok, non so cosa devo fare per sbloccare quelle cose, lo scopriremo molto presto, spero. Ok, vediamo il nostro nemico che ha un grande ammasso di unità. Cazzo, quante unità c'ha questo? Basta spammare. E io mi chiamo delle... compagnia anticarro. Vai. Voglio delle unità anticarro. Ok. Perfetto, la mandiamo avanti. Mandiamo avanti anche gli elicotteri che stanno in repair e refit. E fine... Ah, nava sector delta che c'è? Ah, ancora sta nave che cerca di attaccare. Risolve automaticamente. Vabbè, sì. Scappa, vado da dove sei arrivato, va. Fine turno. Quello che mi preoccupa è che il nemico potrebbe usare navi contro di me. Ora vediamo. Oh, mi attacca con gli avanzi di prima. Cioè, seriamente? Cioè, dai, cioè. Risolve automaticamente. Nemmeno ci perdo tempo, guarda. Cosa ho perso io? 12 carri armati. Ah, però lui ha perso tutto. Ok. Ok, lui ha perso l'esercito praticamente. È proprio schiattato. No, non è schiattato. No, aspetta, io ho perso una marea di unità, adesso io rivoglio le mie unità. No, ho fatto risolvere automaticamente, fa schifo questo risolvere automaticamente. Vabbè, fine turno. Ok, vediamo che succede, fine turno, il bot fa tutti questi movimenti e la battaglia inizia. Autoresolve. Come fai a fare pareggio? No, sto... Ho perso 6 su 100. No, ferma tutto. Ah, però lui ha perso l'esercito. Cioè io ho perso 6 su 100. No, ripara, refit. Repair, refit. Ecco, ripariamo tutte le unità. Elicotteri tornano, gli aerei tornano in supporto. Ok. Fine turno. Blocca qui. Oh, finalmente un po' di pace. Mi faccio qualche turno così a spammare. Intanto vedo il nemico continua a spammare unità. Quante ne ha? Non è possibile. Mi servono più unità a me. Convoglio antiaereo.
Poi che altro posso richiedere? Niente, se cosa non me lo fa chiamare. Non va. You don't have any able destination for this battle, right? Boh, vabbè. Richiediamo unità d'assalto aereo. Che altro che devo fare? Solo queste ho disponibili. Faremo un attacco aereo poi. Fine turno. Che altro devo fare? Ok, io... Ho perso! E finisce così la campagna, ho perso. Raga, io non ci ho capito niente, non so voi, ma io... Zero proprio. No, vabbè. No, seriamente, ho perso. Ho perso. Ci finisce così. Cioè... L'orso contro dragone, finisce così? Cioè, scherziamo? Vabbè, ragazzi. Ciao a tutti. Prossimo video.